La chiamata in maniera piuttosto movimentata è venuta dal Marocco. Un cittadino marocchino che parlava soltanto l'inglese ha chiamato la centrale di Cassano d'Addo sull'utenza Telecom. La centrale di Cassano d'Addo, una volta che ha capito che il fatto poteva essere venuto a Cremona, ha contattato la nostra centrale operativa, la quale ha mandato in via della Nonna 5 una pattuglia nucleare radiomobile che ha trovato la scena del crimine. Un uomo aveva ucciso la donna strangolandola. La dinamica passa subito via. Lui aveva lasciato un biglietto, cosa c'era scritto? Nel biglietto lamentava il fatto che era disoccupato da un po' di tempo, che il rapporto a causa di questo si erano incrinati, che la moglie verosimilmente non lo voleva più in casa e quindi aveva maturato l'idea di uccidere. C'era stato un precedente episodio di maltrattamenti, c'è stata una denuncia? Un episodio di maltrattamenti risale al 2012, una denuncia da parte della moglie e un procedimento attualmente in corso.